Ciao ragazze, per la mini lezione di oggi serve un tappetino, un cuscinetto e gli esercizi li facciamo a corpo libero. Iniziamo a quattro zampe, mani sotto le spalle e ginocchia sotto il bacino. Spingo via il pavimento, ci portiamo in neutro, iniziamo dalla respirazione. Inspirando, gonfiate la gabbia toracica a 360 gradi ed espirando, piano piano iniziamo a tirare l'addome verso l'interno, verso la schiena. E ancora inspira e fuori l'aria, porti l'addome verso la schiena. Ancora in. Ancora un paio di volte, inspiri qui e fuori l'aria. Ora, inspirando, ci prepariamo. Fuori l'aria, iniziamo a ruotare la coda sotto, una vertebra alla volta, fino alla testa. Formiamo un arco, inspira nella parte più alta dell'arco. E fuori l'aria sempre dalla coda, ricominci a ritornare in neutro senza mollare giù la schiena. Ancora inspiri qui e fuori l'aria ruota sotto, arrotondi la schiena, tieni il peso anche sulle mani, inspira e fuori l'aria dalla coda, ritorno in neutro. Ancora inspira qui, fuori l'aria inizio ad arrotondare la schiena. Ombelico verso l'interno, inspira rimani e fuori l'aria dalla coda ricominci a rientrare. Inspira qui e fuori l'aria arrotonda sotto. Inspira, tieni e fuori l'aria dalla coda ritorni. La testa arriva sempre per ultima. Ancora in. Fuori l'aria arrotondo da sotto, anche la testa viene sotto, inspira e fuori l'aria ritorna. Spalle lontane dalle orecchie, inspira e fuori l'aria arriccia ancora. Rimani qui e inspira. Fuori l'aria, ritorniamo dalla coda in neutro, lentamente, ci stendiamo indietro, glutei sui talloni, manteniamo un pochino di attivazione degli addominali, mantenendo le scapole lontane dalle orecchie, facciamo un paio di respiri nella schiena. E da qui ritorniamo a sollevarci. Ora ci appoggiamo su un gomito, gomito sotto la spalla, gambe piegate, ginocchia a metà tavolino. Da qui inspiriamo, ci prepariamo, poi saliamo con il bacino, ci spingiamo via da terra, allunga il braccio verso l'alto e rimani per 4. 3, 2 e 1 e lentamente ci riappoggiamo. Ancora una volta, inspira, fuori l'aria sali, rimani per 4, per 3, per 2 e 1. Bene, passiamo sui gomiti adesso. Sempre alla larghezza delle spalle, un pugno dentro l'altro. Stendiamo prima una gamba, poi stendiamo anche l'altra. Ora non rimaniamo fermi in questa posizione, abbassiamo una alla volta le ginocchia verso il pavimento, rimanendo ferme con il busto, quindi non faccio su e giù, ma rimango ferma. E sono 6 ancora, 5, 4,
3, 2, 1 e riappoggiamo entrambe le ginocchia. Arrotonda la schiena, siediti dietro. E lasciate andare il peso della testa. Saliamo di nuovo, andiamo sull'altro fianco. Gomito sotto la spalla, gambe piegate, gomito sotto, non troppo in uscita, inspiri, ti prepari e fuori l'aria sali. E rimani per 4, 3, 2, 1 e ti riappoggi. E ancora sali, rimani per 4, 3, 2 e 1. Benissimo, torniamo in appoggio sui gomiti. Da qui facciamo qualcosa di un po' diverso ora. Apriamo le mani. Da questa posizione stendo un braccio e stendo anche l'altro e ci riappoggiamo. Cambio braccio di partenza e ci riappoggiamo. Se vogliamo provare a rendere un po' più difficile, stacco un ginocchio e torno e continuiamo ad alternare il braccio che parte, cambio il ginocchio che si è sollevato nel frattempo. Bene, riappoggiamo a terra, ora stacchiamo entrambe le gambe e di nuovo sollevo un gomito e sollevo l'altro, qui lavoriamo un po' più difficile. Sollevo, sollevo, abbasso, abbasso ancora due volte, sollevo, sollevo, abbasso, abbasso, l'ultima, sali, sali, scendi, scendi e ti siedi dietro.